Deuxième guerre mondiale. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco. Oh partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 tutte le genti che passeranno.
dopo le tue foto. Fagliele vedere dopo le tue foto. Sì, no, adesso sto filmando però. Sì, dopo quello che ho fatto. Sempre tante domande, come del resto tutti noi adolescenti,
La domanda che dobbiamo porci oggi, soprattutto nei ragazzi, è: esiste pace senza giustizia? Papa Francesco oggi a Bologna, nel 2015, in un incontro con i ragazzi, ha ripetuto in coro con loro: dove non c'è giustizia, non c'è pace. Signor Sindaco, signor Presidente del Comitato Onoranze Caduti di Marzabotto, autorità tutte, ringrazio tutti quelli che hanno scelto di essere qui questa domenica per vivere insieme questo momento di commemorazione. E ringrazio i testimoni e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e delle associazioni partigiane che sono qui con noi, onorandoci della loro presenza. E ringrazio coloro che mi hanno onorato con questo invito. Avere la possibilità di intervenire qui, in questo luogo, nel 73° anniversario dell'eccidio di Montessole, è per me una grande responsabilità. Vorrei affermare subito una mia profonda convinzione. La responsabilità della memoria è un dovere civile di stretta attualità. Sono convinto che nel passaggio della storia d'Europa che stiamo affrontando occorra tornare su questi luoghi, tornare sulle tragedie della storia d'Europa, perché occorre respirare quest'aria, stare in questi luoghi, non solo per inchinarci davanti al passato e alle sue sofferenze. Abbiamo bisogno di venire qui per riconoscere la nostra umanità. Sarebbe sufficiente questo, ma perché la corruzione è il tarlo che corrode la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. E quando questa fiducia viene meno, c'è sempre un uomo della provvidenza che si propone di rimediare. Nel 2002, ormai 15 anni fa, il presidente tedesco Johannes Rau si recò a Marzabotto con il presidente della Repubblica Carlo Ciampi. Il presidente Ciampi volle fortemente quel momento, che fu una tappa importante nel corso del suo settennato. Fu un tassello fondamentale della sua opera costante e preziosa per riconoscere il patriottismo italiano, l'orgoglio di essere italiani e allo stesso tempo riconnettere l'Italia con l'Europa. Ciampi sapeva benissimo che nessuna scusa a distanza di decenni può restituire i martiri di una comunità, può realmente riparare ciò che gesti troppo efferati hanno spezzato. La comunità sarebbe sufficiente questo, ma perché la corruzione è il tarlo che corrode la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. E quando questa fiducia viene meno, c'è sempre un uomo della provvidenza che si propone di rimediare. Nel 2002, ormai 15 anni fa, il presidente tedesco Johannes Rau si recò a Marzabotto con il presidente della Repubblica Carlo Ciampi. Il presidente Ciampi volle fortemente quel momento, che fu una tappa importante nel corso del suo settennato. Fu un tassello fondamentale della sua opera costante e preziosa per riconoscere il patriottismo italiano, l'orgoglio di essere italiani e allo stesso tempo riconnettere l'Italia con l'Europa. Ciampi sapeva benissimo che nessuna scusa a distanza di decenni può restituire i martiri di una comunità, può realmente riparare ciò che gesti troppo efferati hanno spezzato per sempre.
salvato, dice 10 volte, poi sono rimasto ferito dopo l'11° assalto. E convinto che lo cercassero per portarlo in Germania, si è messo nel bosco qui sotto, solo che poi ha sentito tutto e dopo si salva, riesce a passare il fronte e si ritrova con mio padre. Dopo 8-9 mesi, finalmente.